Bentornati ragazzi, perdonate il mio tono tenebroso. Mi trovo sulla Roma-Firenze, direzione Orvieto. È il 20 novembre 2019 e sono le 9 e mezza di mattina. Direzione dentista. Per me è sempre come la rielaborazione di un lutto di persona cara. Non saprei come altro descriverlo. In tenera età subì uno shock, un vero trauma, in quanto un saggio dentista decise di asportarmi un molare, ragionevolmente da latte, ero bambino, con le pinze senza anestesia. E io vidi le stelle. Da quel giorno io ebbi uno shock vero e proprio e non riuscii più ad andare dal dentista. Non è che non ci andai mai più, ci andai in maniera davvero sporadica, avendo io l'abitudine di digrignare i denti, specialmente la notte, e quindi mancando la prevenzione, mancando i controlli, andai incontro a una serie di problemi. E quindi, in preda della paura, neanche riuscii a farmi fare un bite, quindi pensate come stavo. Fino a che, in occasione del nostro sport del windsurf, ebbi modo di conoscere Giuseppe Mancini, il dottore di cui parlo in questo video, il quale, tra l'altro, purtroppo per me, si è spostato da Roma ad Orvieto e quindi io, ovviamente, visto che è l'unico dentista da cui riesco ad andare, una cosa pazzesca. E quale dentista mi cominciò a spiegare che, e questo è un punto importante che vorrei dire, specialmente per coloro che hanno difficoltà analoghe alle mie, se non proprio così estreme, mi ha fatto capire che l'approccio dei dentisti, della scienza dentistica, degli studi che sono stati fatti in tempi più recenti, sono stati tutti indirizzati al non far provare dolore al paziente. Mentre prima si sentiva spesso la frase del dentista: aspetta, 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 un attimo, ho fatto, ho fatto, ho fatto, ho fatto, e continuava a far male, oggi non è più così, perlomeno questo approccio è stato abbandonato. Poi ci sarà qualcuno che è rimasto ancora alle vecchie abitudini, qualche dentista un po' meno delicato, però l'approccio di Giuseppe Mancini è un approccio indirizzato a questo, quindi fare in modo che il paziente riesca ad avere un'esperienza della cura dentistica quanto più serena possibile. E in questo studio ci sono ad esempio delle metodologie particolari per evitare problemi di questo tipo o che il paziente soffra. Tra questi c'è il protossido d'azoto, che è una mascherina che emette questo gas, il quale consente di entrare in una dimensione di completo relax e non avere la percezione del dolore. Io non l'ho mai sperimentato perché a me fa paura. Sarà un po' strano, non lo so, mi fa paura l'idea che qualcosa vada a condizionare la mia mente. È una fissa che non mi si leva, quindi. Mentre persone che conosco, che avevano dei forti problemi, delle forti paure, con il protossido d'azoto sono riuscite a superare il problema. Ovviamente poi c'è tutto l'aspetto dell'approccio psicologico del dottore al paziente nel momento del fastidio, della paura, e lì poi ovviamente varia di persona in persona, c'è chi davvero riesce a metterti in sicurezza, in tranquillità, eccetera, come appunto Giuseppe. Nel mio caso io sto andando a fare una terapia canalare, cioè una devitalizzazione. Per me è un trauma che non vi dico neanche, ragazzi, è una prova di vita, è una delle più grandi battaglie che devo affrontare. Con il massimo rispetto per tutti coloro che ne affrontano altre e ben peggiori, quindi mi scusino. Poi, tra l'altro, questo molare qui ha quattro canali, quindi sto nelle mani di Dio. Allora, parliamo di questo studio e di questo dottore, perché è, secondo me, importante conoscerlo e farci riferimento. Essenziale, un po' per la mia esperienza, ma credo in generale, l'approccio che hanno alla paura o al dolore del paziente. È un approccio meraviglioso, spettacolare. Io con Giuseppe l'ho superato questo problema e posso dirvi che mentre prima non riuscivo ad andare, oggi riesco ad andare. Giuseppe Mancini, laureato alla Sapienza, 100 io ce l'ho, del master. Ha fatto poi delle specializzazioni ulteriori, mi pare egnatologia, ortodonzia, adesso non ricordo esattamente i termini tecnici. È una persona, dal punto di vista anche umano, impressionante. Io mi accorgo statisticamente che le persone di maggior spessore, di maggior valore in tutti i punti di vista, non solo quello tecnico del lavoro che svolgono, sono sempre persone semplici, persone umili, persone che hanno anche un grande lato umano. Giuseppe è così, se avrete modo di incontrarlo vi renderete conto. Lui è
inizialmente, e qui tocco un aspetto fondamentale, inizialmente faceva tutto da solo, aveva uno studio a Roma, si occupava di tutto. Lentamente, gradatamente, dopo essersi spostato ad Orvieto, ha deciso di delegare a professionisti medici da lui strettamente selezionati varie competenze specifiche in questo campo medico. E questo è un punto, secondo me, importantissimo. C'è l'igienista che si occupa dell'igiene orale, in termini spicci, pulizie dei denti, eccetera. Poi c'è una ragazza estremamente in gamba che è appassionata, studiosa delle terapie canalari, cioè devitalizzazioni. Io, fino alla mia esperienza, credevo che la devitalizzazione fosse una cosa, tutto sommato, si inizia, si va ad aprire i canali, si fa la terapia, si chiude e concluso. E invece non è così. La terapia canalare è una cosa complessa, non sempre e per tutti i denti, ma ci sono delle determinate conformazioni dei denti in cui non è facile riuscire a individuare i canali, se sono 3, se sono 4, la conformazione del canale, del nervo. Non è detto che la devitalizzazione sia sempre semplice e abbia sempre un esito perfetto. La medicina moderna sta andando sempre di più verso la specializzazione in settori sempre più piccoli e cavillosi. Ritengo che sia un elemento di grande valore la spartizione di competenze. Quindi, ragazzi, cosa dirvi in conclusione? In bocca al lupo a me, innanzitutto. Poi mi sento di affermare che qui parliamo di un'eccellenza. Eccellenza vera e propria, ma non soltanto un altissimo livello, per me che ho avuto questo problema e quindi è particolarmente utile, ma davvero in senso più obiettivo. Poi, ragazzi, un ultimo consiglio. Si può avere paura, si può avere un fastidio enorme o, come me, un forte trauma. Però la salute dentale è una salute fondamentale, perché specialmente nel lungo termine, se vengono trascurati troppo, possono produrre problemi gravi che mettono a rischio la nostra salute veramente, e anche dal punto di vista economico, se si provvede prima ci si salva. Quindi, ragazzi, gambe in spalla, se avete paura, volete un approccio coccoloso e che non vi faccia sentire nessun dolore, decidetevi. Sicuramente avrete un'esperienza positiva, di grande competenza, e quando metterete le mani su qualche dente sarà l'ultima volta e definitiva. Grazie, ragazzi, che Dio me la mandi buona. Dimenticavo, se venite ad Orvieto non lasciatevi sfuggire la bellezza intorno a voi, perché accanto ad ogni situazione di fastidio, di trauma o di sofferenza c'è sempre qualcosa di bello e positivo. Non lasciamocelo mai sfuggire.